Signore e signori, buonasera e benvenuti a Letture d'Estate in questa meravigliosa serata di mercoledì 24 luglio dell'anno Domini 2019. Io in primo luogo vi ringrazio di essere qui nonostante le difficoltà di movimenti dovuti agli accadimenti scioperistici odierni. Volevo ringraziare Margherita Schirmacher per aver organizzato questa serata che in qualche maniera ha sollevato il mio animo. Io ho 66 anni, sono 33 anni che sto qui in questi giardini dal 1987, dal 1986. Questa manifestazione completamente autofinanziata vuole promuovere il libro e la lettura. È recentemente mancato uno dei protagonisti storici di questa manifestazione, al quale questa serata avrebbe fatto molto piacere. E la dedico virtualmente a Luciano De Crescenzo, che è stata una perdita, penso, per la vita culturale, manco lo dico perché tanto della cultura non gliene frega niente a nessuno, però della vita sociale, perché lui ha fatto tanto. E quindi a maggior ragione sono grata alle due autrici dei due libri che proponiamo stasera, perché due libri insieme, cosa che non facciamo mai, perché giustamente Margherita Schirmacher ha deciso di metterli insieme. Sono due libri meravigliosi, tra i più belli che io abbia mai letto, e vi assicuro che per dovere di ufficio ne leggo tanti. E sono due libri, come li avrebbe scritti Luciano, due libri di filosofia, però tratteggiati in un linguaggio così piano, così sereno, così convincente, da essere veramente appassionanti. Parleremo stasera con Ilaria Gaspari del suo Lezioni di felicità, esercizi filosofici per il buon uso della vita, ed è davvero davvero un incanto. E poi con Cristina Dell'Acqua, di questo suo Una spa per l'anima, come prendersi cura della vita con i classici latini e greci. Io ripeto, ho 66 anni, continuo a promuovere i classici latini e greci senza potermi fermare di fronte a questa ondata sconcertante di approssimazione, di rozzezze, di ignoranza. E quindi dobbiamo assolutamente proseguire su questa strada. Il libro della Dell'Acqua è pubblicato per i tipi di Mondadori, e invece quello di Ilaria Gaspari per i tipi di Einaudi, nella collana Super et Opera Viva. Letture d'Estate vi augura un sereno prosieguo di questa serata in compagnia delle nostre autrici, coordinate da Margherita Schirmacher. Grazie direttrice, come sempre le sue introduzioni sono meravigliose, e benvenuti, ben trovati a Letture d'Estate. Non so se conoscete questa manifestazione, se siete degli avventori che passate qua appunto per la prima volta. Siamo una delle manifestazioni dell'estate romana, autofinanziata appunto dall'eroica nostra direttrice Rosanna Avano. E noi, insomma, a noi ci piace portare i libri e la musica qui in questa agora. E mi è venuto in mente, sono la curatrice degli eventi, mi è venuto in mente di costruire una serata attorno a queste due fanciulle che stanno qua accanto a me. Io che ho preso debiti ripetutamente in greco, io che non ho mai capito molto poi alla fine ciò che la filosofia mi diceva, ciò che il mio professore di filosofia cercava di farmi imparare, ho voluto prendere insomma un po' una rivincita. Ho detto andiamo a presentare questa, la presento io questa serata, perché ho una serie di domande da fare a queste persone, che sono rispettivamente Ilaria Gaspari, che è un'autrice che probabilmente già
molti di voi conoscono, dottorata in filosofia alla Sorbonne, e poi abbiamo invece qua alla mia destra Cristina Dell'Acqua, che è niente di meno che una temutissima vicepreside, che però stasera con me sarà comunque gentile, qui, e nonché insegnante di latino e greco. Ho detto andiamo un pochino a vedere questi due libri che vedevo, insomma, ne ho letto molto sui giornali, ne ho visto molto, anche appunto ho visto molte interviste e mi avevano colpito appunto perché in un'epoca come questa escono tanti libri che ci insegnano in base a delle nuove filosofie anche inventate, un po' raffazzonate, un po' prese dall'est, insomma, vengono inventate tante cose anche dall'America, e manuali di self-help, di autoaiuto, e invece questo è un bel ritorno a le nostre radici, che comunque non guasta mai. E quindi iniziamo a parlare di questi due libri, e inizierei da Cristina Dell'Acqua, autrice di Una spa per l'anima. Allora, farei la mia prima domanda, partirei proprio dall'inizio, dal titolo. Cristina, che cos'è Una spa per l'anima? Perché Una spa per l'anima? Allora, innanzitutto è acceso. È già acceso, ecco, scusatemi. Innanzitutto grazie a Margherita, che si è molto adoperata davvero con molto tempo d'anticipo per organizzare tutto questo, e ora capisco perché insomma è veramente un festival molto grande, molto, molto bello. Ringrazio Ilaria, perché è bello insomma presentare, la prima volta che presento con qualcun altro, e la cosa mi piace molto, devo dire. Una spa per l'anima, e sono anche nella città giusta, nel senso che una spa per l'anima, sappiamo che la spa è di per sé un acronimo dei Salus per Aquam, no? Un acronimo che è bello affiancare a un discorso termale di cui Roma è ricca, ma soprattutto riguarda un po' l'idea originale di questo libro, un po' perché ricalca il mio cognome, un po' perché io ho avuto un maestro che mi ha insegnato che sarebbe bello che ognuno di noi bevesse una sorsata di qualcosa di bello al giorno, che fosse una lettura, un autore, una musica, un incontro, una conversazione. Mi è piaciuto costruire questo libro su un percorso di 9 passaggi, di 9 capitoli, ognuno dei quali affrontasse una parte di noi sostanzialmente attraverso le letture dei classici, che mi piace definirli salutari, uno per un motivo molto semplice, perché piacciono a me e sono stati salutari per me, nel senso che mi danno piacere e benessere quando li leggo, e poi che ritengo salutari perché, allora non so voi cosa ne pensate, ma quando un libro, quando uno legge un passo e queste parole danno un senso di vertigine, quello per me, questo senso di vertigine, è qualcosa che ci dà una scossa di salute, di benessere interiore. Poi i classici sono dispettosi perché ci danno una vertigine ma non ci danno una risposta, ci indicano una strada, un metodo, come dire, un'idea da percorrere durante la nostra vita. Quindi l'idea è esattamente questa, sperando, e devo dire che per ora mi pare di avere così qualche riscontro, di avvicinare sia chi queste cose le ha studiate, quindi al momento del suo liceo, ma soprattutto a me piace dire chi queste cose non le ha mai incontrate, per cui magari il gusto di farlo per la prima volta a qualunque età. O chi le ha studiate e le ha dimenticate. E le ha dimenticate, per carità, e magari teme ancora il debito di greco, quando invece insomma il greco è anche tanta bellezza. O le ha studiate, è stato vessato dai professori di latino e greco, invece può ritrovare, riavvicinarsi. Noi siamo tutti così, in maniera... dai. Speriamo almeno. Ilaria, invece, le lezioni di felicità, come mai? Allora, funziona, sì. Funziona. Scusate, allora, lezioni di felicità in realtà è un titolo che non ho scelto io, me l'hanno proposto da Einaudi dicendomi felicità vende molto di più. Io ho detto, perché originariamente era? Non c'era ancora. Ah, ok. Non c'era ancora, non l'avevo ancora pensato. Però in realtà era un titolo che lì per lì mi aveva lasciato quasi perplessa, perché diciamo temevo che venisse accostato appunto a tutto un filone di libri un po' di self-help, di un po' di autoaiuto, che sono quei libri che ti insegnano a tappare un buco, a risolvere un problema, a metterci una toppa, diciamo.
Ed è esattamente la cosa che non fa il mio libro. Quindi avevo il terrore che qualcuno si trovasse poi deluso. Io, già autrice di Etica dell'Acquario, che è un libro che non parla del segno zodiacale, molti pensano che parli del segno zodiacale, mi dicono: ah, ma quindi tu sei dell'acquario? No. E no. Poi scoprono che in realtà non c'entra il segno zodiacale. Ora, la stessa cosa temevo un po' per questo libro. In realtà poi, man mano che lo scrivevo, perché questo titolo mi è stato proposto appunto in una fase in cui ancora io non avevo finito di scrivere il libro, poi mi sono resa conto che invece era un buon titolo, anzi un ottimo titolo, perché in realtà io effettivamente parlavo di felicità, e questo lo sapevo già mentre lo scrivevo, però diciamo il fatto di cercare di strappare questa parola al senso anche un po' superficiale, un po' consumistico che siamo abituati a darle, e cercare di riportarla alla sua radice, greca, cioè la parola eudaimonia, che ha un'altra origine, però che in realtà appunto le mie 6 settimane filosofiche, perché questo libro è la storia appunto, non dà risposte, nel senso che è la storia di un esperimento semplicemente, cioè io racconto un esperimento. Non so se alcuni di voi hanno mai letto gli articoli di Vice. Ci sono questi articoli in cui ci sono persone che decidono, non so, per una settimana, ho passato una settimana bevendo soltanto alcol, oppure ho deciso di vivere un mese senza vedere nessuno, chiuso in casa, nutrendomi soltanto di liofilizzati, come, non so, seguendo, non so, lo stile di vita di un astronauta, non so, sono sempre gli esperimenti più c'era anche quello, ho provato a entrare a un concerto indossando una pettorina gialla e ho scoperto che si può andare ovunque, e a un certo punto poi è uscito questo libro che sembrava un po' un articolo di Vice, che è: ho provato a vivere 6 settimane seguendo in ogni settimana tutte le regole di una diversa scuola della filosofia antica. Ora, appunto, e qui entra in gioco la felicità, intanto perché appunto poi nell'introduzione ho fatto un discorso proprio su questo, cioè sul fatto di quanto siamo abituati a pensare alla felicità come qualcosa di momentaneo e non a qualcosa che costruiamo, qualcosa a cui cerchiamo di far assomigliare la nostra vita. E invece per queste scuole filosofiche antiche era proprio questo l'obiettivo, cioè erano scuole filosofiche, ma non erano scuole nel senso in cui noi oggi parliamo di scuole, non erano luoghi di semplice studio, erano luoghi in cui si viveva, cioè molto spesso i discepoli si raccoglievano intorno al maestro e si facevano insegnare a vivere, e appunto cercavano di modellare la loro vita in un ideale in cui la saggezza e la felicità coincidevano. Quindi in realtà poi sono stata contenta di usare questa parola, appunto un po' difficile, nel senso che è difficile strapparla alla banalizzazione che ne facciamo molto spesso e che se ne fa anche a volte nei titoli dei libri. Ho scoperto fra l'altro che c'è un libro di Marie Kondo che si chiama appunto 96 lezioni di felicità, però sono 96, ma sono tutte cose per mettere ordine. Per mettere in ordine, ecco, che è l'opposto di quello che fa il mio libro, che è un libro insomma un po' più sul piegare calzini in questa maniera. No, quello purtroppo felice. Vorrei poterlo insegnare, ma non posso. Però insomma, quindi questo era il senso del mio titolo. Quindi questo era il senso del tuo titolo. E di felicità invece nel libro di Cristina non si parla né nel titolo né in nessuno dei capitoli in maniera chiara, esplicita e specifica, però in realtà è un percorso interiore attraverso vari aspetti del proprio carattere che ognuno di noi, seguendo appunto, leggendo il libro, potrebbe arrivare appunto alla felicità seguendo pian piano questi insegnamenti. Si parte dalla palestra di Euripide, poi la formula della giovinezza di Sofocle ci insegna, attraverso la storia di Prometeo ed Eschilo, il coraggio di avere paura, che è un tema che ho amato moltissimo. Poi c'è la spa dell'anima, ovviamente le ricette di bellezza sono affidate, affidata a Ovidio e Galeno. Un capitolo che è dedicato ad allenare le parole, che ovviamente è affidato alla voce, alla scrittura, all'analisi della scrittura di Cicerone. E il giardino misterioso dell'amicizia, quindi amicizia, radici, filantropia, la filantropia di Melandro. Qual è stato il capitolo dal quale ha preso tutto il via? Quello dal quale hai iniziato? Allora, quello dal quale ho iniziato è stato quello su Alcesti. Okay. Che avevo iniziato proprio per focalizzare, è vero quanto tu dici che non ha un obiettivo diverso dal delineare in sé la felicità, ma diciamo che mi concentro sul benessere
E spesso, come anche ci dicono le parole greche o latine, sono due concetti che si sovrappongono e si avvicinano. Il primo di cui mi ero occupata è stato quello di Alcesti, perché Alcesti è una tragedia che amo particolarmente, perché mi piace sempre cercare di vedere il tasso di modernità di questi personaggi, no? A me piace sempre così cercare di passare ai ragazzi o agli adulti che incontro l'idea che i testi greci non sono testi, sono libri, sono storie, e Alcesti è una storia bellissima. Di questa storia mi sono appassionata nelle diverse fasi della mia età, perché secondo me, a seconda della donna che siamo, ci parla in maniera diversa, perché Alcesti è una giovane donna, moglie del re Admeto, che sacrifica la propria vita per donarla al marito. A lui è stata data la possibilità di ottenere l'immortalità a patto che qualcuno si sacrifichi al suo posto, ed Alcesti non lo fanno i genitori, non lo fanno gli amici, lo fa la moglie Alcesti. E quello che mi ha sempre mi ha sempre fatto innamorare di questa figura sono almeno due cose. La prima è la descrizione che Euripide fa di questa donna, proprio donna. Euripide prende questa figura del mito e la tira fuori dal mito, ne fa una donna a tutti gli effetti, che si sacrifica, che rimpiange, che è gelosa, perché al marito dice: io faccio tutto questo, lo faccio per te, lo faccio perché ti amo. Devota, ma dice anche: non sostituirmi mai con nessun'altra donna. Quindi proprio una donna, questa figura così viva mi aveva sempre colpito. E poi perché attraverso le parole che i greci sapevano mettere in scena a teatro ci interrogano. Lì io mi dicevo, immaginando di fare un viaggio nel tempo, no, simile, ed essere nel V secolo a teatro e vedere un interprete che ci mette sulla scena il concetto di filia, che era un concetto fondamentale di amore completo per i greci, quindi di questo amore devoto, e dall'altra parte un uomo che, come dico sempre, non fa una gran figura, perché il re Admeto non fa una gran figura, perché a un certo punto dice: non osare abbandonarmi perché io amo il tuo amore, proprio l'uomo bieco che ci viene in mente, no? Quindi vedevo queste due immagini, queste due figure, queste che si ripropongono non solo nei concetti d'amore, ma a partire dalle parole che servono per esprimere l'amore, cioè la filia con tutte le sue gambe. Questo è stato il punto da cui sono partita, perché è sostanzialmente anche la radice del nostro benessere, ecco. E quindi cerco sempre anche di, quando posso, di parlarne e di interrogarmi e di interrogare su che cosa sia questa filia, questa, se è qualche cosa che comporta dei compromessi, fa parte della crescita di ognuno di noi, se dei sacrifici che comportano violenza o che possano comportare rinunce eccessive, c'è da interrogarsi se siamo davanti a un'espressione della filia greca o di una forma di egoismo o di una forma di qualcosa che come dire, prosciuga e non dà nulla alla persona in oggetto, uomo o donna che sia, perché qui sono, i ruoli sono separati, ma insomma nella vita possono essere intercambiati e intercambiabili. Certo. Invece d'altro canto, una appunto stare attenzione alla forma di filia, ma è molto importante anche poi il tema della filantropia, e mi ha molto colpito il, forse anche un po' per, poi uno prende dai libri ciò che nel momento, appunto nel contesto in cui uno sta, poi a seconda del momento prende una parte da un proprio libro e la fa sua. E il capitolo che a me ha colpito di più è quello sulla filantropia di Menandro. Questo sì, è oggettivamente un frutto maturo della Grecia ellenistica, che ha cambiato pelle sostanzialmente. È una Grecia diversa rispetto a quella di cui parlavo prima, quindi la Grecia classica. Menandro produce in un'epoca che è molto simile alla nostra per molti versi, cioè è un'epoca che si spalanca i suoi confini, sono molte le religioni, i popoli con cui entra in contatto, si parla di ellenismo, e quindi c'è quest'idea che più i confini si spalancano, più l'uomo si sente piccolo e ha paura, no? Su questo le filosofie stoiche ed epicuree ed ellenistiche hanno moltissimo da dire. E la risposta che a me ha colpito quando l'ho capita così, e spero di averla capita nel modo giusto, è che la risposta a questo cambio di baricentro, a questo strappo nel cielo, come lo chiamava Pirandello, è un'idea di accentuare l'amore
dell'uomo nei confronti dell'altro essere umano. La filantropia è questo sostanzialmente, no? Questa solidarietà umana che come dire, crea proprio delle catene, dei legami fra uomini e donne, e che poi quella che entra nel concetto di humanitas e che è quella che poi nutre la nostra vita, la nostra cultura umanistica, no? Tutto quello che di più bello noi possediamo sostanzialmente si nutre di questo concetto, che ha dentro un'altra volta la radice di Phil, che io ho scoperto scrivendo questo libro, nonostante insegnassi da una vita, che è una radice che ha soltanto il greco. Nelle lingue indoeuropee è una radice solo greca. Noi non è, la curiosità che mi ha colpita, cioè la parola proprio con tutta la gamma di significati che ha, no? Che parla dal possesso all'amore, all'amicizia, che sia può anche essere un'amicizia di tipo omosessuale, entra anche nella parola bacio. In greco bacio si dice filema, no? Che mi ha colpito, cioè in italiano c'è solo l'idea onomatopeica di questa parola, no? Però la radice fil in sé è un calco nella nostra lingua, non ne abbiamo una analoga, quindi dico una mente, più menti che hanno pensato e individuato questa radice di fil per esprimere tutta questa gamma di significati, dalla filia alla filantropia, è una radice, cioè è una mente che sa vedere tutte le sfumature possibili dell'essere umano. Questo è il mio innamoramento totale per il greco. E tra l'altro Menandro era fingerò di ovviamente me lo ricordo. Dai, io me lo ricordo, non me lo faccio ricordo, la prof. Me lo ricordo dai banchi di scuola. Menandro era un allievo di Teofrasto, certo, che aveva scritto quella meravigliosa opera dedicata appunto ai caratteri, tutti i caratteri, a tutti, certo, i caratteri, ai diversi tipi di caratteri di ogni essere umano, di ogni essere umano. Sì. E devo dire che questi due libri ti fanno pian piano rivivere tutti gli aspetti del proprio carattere, che io penso che in noi stessi abbiamo tutto, non esiste, non penso che esista una persona che non abbia in sé un seme di bontà come un seme di cattiveria. Siamo doppi, siamo tante cose. E questo l'ha scoperto anche, tutti gli aspetti del proprio carattere li ha scoperti anche un po' a proprie spese Ilaria nel suo viaggio attraverso appunto i vari precetti delle scuole filosofiche che ha seguito vivendo appunto per settimane facendo questo test esistenziale, direi, questo test esistenziale. Lei, allora, prima settimana la settimana pitagorica, la seconda eleatica, la terza è stata la settimana scettica, la quarta settimana una settimana stoica, al che è arrivata la quinta settimana, piuttosto, poi ne parleremo approfonditamente, quella epicurea, e infine grande liberazione con la settimana cinica. Tu da quale settimana saresti, da dove inizieresti, dovessi vivere una settimana? Quella epicurea, sì. Però andiamo a sentire un po' invece la settimana epicurea com'è stata, Ilaria. Allora, la settimana epicurea è che il fatto è che io le ho vissute in successione, no? Sì. Partendo dalla pitagorica, perché era una settimana più ricca di regole, di precetti, diciamo alcuni incomprensibili, perché si tratta di una scuola arcaica e quindi molti di questi precetti sono dei tabù rituali su cui gli antropologi ancora si interrogano, quindi alcune cose tra l'altro sono anche abbastanza buffe da applicare alla vita quotidiana, tipo non toccare un gallo bianco, ci va. Così, perché non lo incontro nella mia vita di ogni giorno. Altri invece sono più, insomma, relativi alla vita pratica. E lì, poi fra l'altro, di questo nessuno se ne è accorto praticamente, quindi ormai lo sto dicendo io nelle presentazioni, come il povero Perec quando scrisse quel libro senza la E, cioè, fai la fatica di scrivere un libro tutto senza E, non se ne accorge nessuno. Io vabbè, ho fatto meno fatica, però ho inserito in ogni capitolo, compresa l'introduzione, quindi alla fine sono 7, tratta di un diverso vizio capitale. Lo so, non se ne accorge nessuno, ma tutti, perché in realtà volevo che fosse una cosa che rimaneva un po' segreta, cioè ci ho messo solo una parola chiave in ogni capitolo, una parola, cioè per esempio negli epicurei c'è l'accidia e così via. Perché? Perché io penso appunto che c'è, cioè, un libro che racconta un esperimento, quindi fatto proprio in prima persona su di me, quindi io per scriverlo ho tenuto un diario di tutte le cose che cambiavano nel momento in cui io cambiavo postura, sia nei miei pensieri sia soprattutto nella mia vita pratica
in base a queste scuole. E no, adesso arrivo agli epicurei. però diciamo, no, l'idea era che appunto, quindi ho tenuto un diario, quindi quello, il materiale da cui sono partita era materiale osservato su me stessa. Però io penso che abbiamo tutti delle debolezze, cioè che alla fine la schematizzazione dei vizi capitali sia semplicemente uno schema per dirci quelli che sono i limiti dei nostri caratteri. Poi ognuno inclina più all'uno o all'altro, però sono tutti dei limiti che troviamo in noi stessi. E io volevo fare un libro che in maniera anche un po' impudica, se vogliamo, ma perché? Perché volevo che fosse un libro che raccontava proprio la vulnerabilità, che è quell'aspetto in cui tutti ci assomigliamo, cioè nelle nostre fragilità ci assomigliamo, nei nostri difetti ci assomigliamo. Quindi io in questo libro, se uno vuole scoprire i miei, può leggersi questo libro e comodamente li trova tutti squadernati uno dietro l'altro. E sono i miei, ovviamente sono diversi da quelli di un altro, però sono diversi ma si somigliano. E quindi diciamo ognuna di queste settimane ha portato fuori qualcosa. La settimana epicurea è stata particolarmente bizzarra, nel senso che io mi ci sono accostata, devo dire, pur avendo comunque, perché in tutto questo io non sono una specialista di filosofia antica, cioè io sono una filosofa diciamo modernista, io ho studiato soprattutto Spinoza, Pascal e Montaigne, questi sono i miei tre idoli e diciamo, e fra l'altro sono anche un po' legati all'esperimento che ho fatto, soprattutto Montaigne, che a un certo punto si mise in testa di scrivere una raccolta di massime, e che era un genere che usava tantissimo, no? Un genere nel Rinascimento europeo, andava molto di moda fare queste raccolte di massime in cui uno potesse poi aprirlo e trovarsi la massima dell'antico che faceva il caso suo quel giorno, e poi si accorse che non riusciva a scriverlo e scrisse così il primo autoritratto di filosofico, cioè il primo, la prima autobiografia in movimento, che sono i saggi, e che partono però esplodendola da un'idea di raccolta di massime degli antichi. Ed è un po' come dire, una cosa che dentro di me probabilmente ha lavorato per tanti anni, il ricordo di questa genesi, di quest'opera meravigliosa. Ovviamente non è che io pretenda di aver fatto i saggi, però diciamo il fatto di parlare di sé parlando degli antichi, secondo me è una cosa veramente appassionante, appunto come diceva anche poco fa Cristina, loro cioè ci parlano. No, parlano, questi libri sono libri a cui ci possiamo accostare, in cui possiamo trovare anche noi stessi, ed era un po' la cosa che volevo fare io. E diciamo, mi accosto quindi all'epicureismo con l'idea di trovarmi finalmente in una settimana un po' godereccia, perché scusatemi, ma dopo pitagorici, eleatici, scettici, stoici, cioè io era quello che intendevo. No, quindi dico, finalmente un po' di piacere. E cosa scopro? Scopro varie cose. Intanto scopro la biografia di Epicuro. Stupenda, appassionante, cioè ho trovato un altro dei miei preferiti in un'altra epoca, nel senso che lui è uno di questi filosofi che hanno avuto una vita completamente controcorrente rispetto al tempo in cui sono vissuti. Lui ha fondato la sua scuola del giardino insieme ad alcuni dei suoi fratelli e a uno schiavo. Alla scuola erano ammesse le donne, questa cosa era inaccettabile. Quindi gli si è costruita intorno la fama di essere un vizioso, un crapulone, cioè c'era gente che passava le giornate, cioè lo infama, cioè fake news su Epicuro a manetta, lo infamavano. C'era uno che a quanto pare era uno stoico che aveva passato il tempo a scrivere una serie di epistole oscene solo per firmarle col nome di Epicuro, girava voce che lui vomitasse ogni due per tre per poter riprendere a mangiare, che facesse l'amore con tutto quello che gli capitava a tiro, che tenesse... Queste cose lei le fa tradurre poi ai propri alunni. Sì, esatto. Sto raccogliendo, probabilmente si appassionerebbero. Però dico, cioè, aveva questa fama terrificante e di porco proprio, e invece era un uomo adorabile, cioè invece poi uno può anche essere così ed essere una persona adorabile, però in realtà l'idea sua di piacere è un'idea appunto molto vicina al senso di benessere di cui parlava Cristina, cioè un'idea molto più vicina al senso dell'equilibrio, cioè del mangiare quanto basta, del bere quanto basta, del soddisfare i bisogni del corpo perché non ci tormentino e perché possiamo avere un'armonia in noi che ci porti a quell'equilibrio che serve alla vita filosofica. Quindi io nella settimana epicurea scopro che non mi posso dare alle libagioni folli, no? Scopro che devo essere morigerata, scopro appunto la vita di quest'uomo veramente straordinaria, scopro le sue massime bellissime, la sua idea dell'amicizia, appunto, e mi è piaciuto molto il discorso di Cristina sul prefisso fil, che fra l'altro non sapevo neanche io questa cosa, e mi conquista molto questa idea che appunto loro abbiano effettivamente potuto immaginare una parentela fra tutti questi sentimenti. Per lui è centrale l'amicizia. Quindi la mia settimana è stata una settimana in cui ho
ripensato molto i miei rapporti di amicizia. Io sono una di quelle persone che hanno di quella generazione, diciamo, che si sparge in giro per il mondo ed è una cosa bella che abbiamo la possibilità di andarcene. Fra l'altro nel pubblico c'è anche l'autrice di un libro che parla di questa cosa, Cristina Marconi, che ha scritto un libro bellissimo, Città Irreale, che parla appunto di una persona che lascia Roma e se ne va a Londra. E io questa cosa l'ho vissuta. Io ho abitato tanto tempo a Parigi, ma ho abitato anche in Germania, tutti i miei amici sono sparsi in giro per il mondo, e quindi ho queste grandi amicizie anche, che però sono un po' frammentate dal punto di vista della comunicazione, perché mi sono resa conto nella mia settimana epicurea di quanto sia facile comunicare a un livello superficiale, cioè scambiarsi le notizie, e di quanto questo in realtà sia diverso da una comunicazione veramente, diciamo, amorosa, proprio in quel senso lì, nel senso del prendersi cura delle vite degli amici lontani. Perché è vero che è bello che tu ti informi sul giorno che hanno un colloquio di lavoro e gli scrivi un messaggino, è bello mandarsi cuori e seguire più o meno le cose che uno fa, sapere che ci siamo tutti vicini in qualche modo, però io mi sono resa conto, per esempio, nella settimana in particolare ritrovo una cartolina dentro un libro che avevo dimenticato, che avevo scritto in un certo momento perché mi sentivo in dovere di mandare una cartolina a una mia amica, e poi mi ero talmente non mi importava che non l'avevo mai mandata, e mi sono resa conto di quanto tempo era passato dall'ultima volta che avevo scritto davvero una cartolina sentendo di volerla scrivere, fatto una telefonata veramente non per dovere, non per senso del dovere, ma per volerla fare. Ora, appunto, questo è un discorso che porta tutto su un piano molto personale e al limite anche banale, ovviamente, però effettivamente è stata una riflessione che mi ha molto colpito, perché in generale è stato un po' l'effetto di questo libro su di me. Cioè, io mentre lo scrivevo, come dire, uscivo da una serie di abitudini che avevo a raccontarmi in un certo modo, a parlare di me stessa a me stessa in un certo modo, quindi a dirmi: ah, ma io ho tanti amici, è normale che siamo tutti lontani, va bene così. E quindi l'ho un po' messo in questione, e credo che gli antichi possano servirci anche a questo, cioè a farci delle domande su di noi e a ribaltare un po' le nostre certezze. Assolutamente, tu hai avete ambedue ribaltato del tutto ribaltato le mie certezze, e mi avete fatto fare, appunto, la parola chiave, direi, di questa serata è, a parte femminile, vabbè, il caso ha voluto che comunque alla fine ci siamo, fosse così, e la seconda parola è interiorità, e su questo volevo chiedere qua, a Letture d'Estate, un po' per il titolo, ci piace chiedere agli autori di leggere un passo del proprio libro, e vorrei chiedere a Cristina di leggerne uno tratto dal suo. Grazie, anche perché le parole di Ilaria mi hanno proprio portata un po', soprattutto sul senso della vulnerabilità. Vulnerabilità. Questo è. E parlando di Seneca, che è il capitolo da cui, diciamo, l'autore da cui parlo, io parlo proprio di interiorità e dico: l'interiorità, che forse è la nostra dotazione più preziosa, è parola con una storia lunga e complessa come l'anima. Da sempre cerchiamo di mapparla, da quando la psiche era per Omero un organo dell'animo che usciva dal nostro corpo come un soffio vitale al momento della morte. A quella parte di noi che ci fa provare emozioni e sensazioni ed è dentro il nostro corpo, i greci davano lo stesso nome della farfalla, anch'esso psiche. La bellezza dell'anima, come quella della farfalla, si schiude lentamente in un movimento pieno di colore e vola. Per la nostra lingua, l'anima, che pur deriva da anemos, che è il soffio vitale, è l'individualità che ci contraddistingue. Comunque la si chiami, l'anima è parte di noi, distinta dal corpo, ma in interazione perenne. A questo regno, intangibile pur essendo a portata di mano, difficile da esprimere pur essendo la fonte di ciò che siamo, Seneca ha dato un perimetro entro il quale ciascuno di noi può rifugiarsi e ricrearsi per aprirsi nuovamente agli altri, ed ha inventato le parole per dirlo. Sino a lui il vocabolario latino possedeva un lessico ricchissimo per parlare di guerra, di politica, di amore, di morte, ma non aveva a disposizione le parole per esprimere l'interiorità. Seneca percorre la strada di chi vuole arricchire la sua scrittura, prende in prestito vocaboli normalmente sulle labbra di giuristi e avvocati e immagina una loro nuova giurisdizione sull'anima. Il filosofo apre così il suo epistolario: vindica te tibi, con un imperativo verbale che è anche morale e non lascia dubbi sulla strada da seguire: rivendicati per te stesso.
Vindicare a Roma lo usavano i giuristi quando un uomo voleva rivendicare il possesso di un bene. Per Seneca quel bene siamo noi, i nostri pensieri, il nostro tempo per diventare il miglior amico di se stessi. Non degli altri, ma proprio di noi stessi. È davvero alla base di tutte le relazioni, quella con noi stessi. È come un centro dal quale si tracciano tutte le altre. Essere amici di se stessi significa ampliare la propria interiorità a dismisura. E solo chiedendoci intimamente quali siano i nostri sogni, emozioni, paure, fantasmi, possiamo realmente metterci nei panni degli altri e sentirli, non capirli, ma sentirli, perché non esistono sentimenti autentici senza sentire chi si ha davanti. Allora, questo è un po' così l'approccio che mi ha dettato lo studio e l'analisi, così l'avvicinarmi a un filosofo come Seneca, che a me ha colpito, come diceva prima Ilaria per Epicuro, sul sentirsi, sul sentire l'altro. E mi ha colpito per la sua, a me ha sempre colpito la sua vita personale, perché Seneca è sempre stato un uomo molto molto discusso, perché Seneca era un uomo di potere, era un uomo ricco, era un uomo ambizioso, era un uomo infiltrato qua dentro, eh? Era stato il maestro di Nerone, era un uomo insomma molto molto discusso, però come capita agli esseri umani a un certo punto ha patito le sue disgrazie, cioè è passato dalle stelle alle stalle, come si suol dire, è stato mandato in esilio, ha sofferto, gli sono stati requisiti i beni, tutto quello che volete voi, ma questa ambiguità, secondo a me, quello che colpisce di questa ambiguità è che mette a nudo la fragilità di una persona che non mi sentirei mai di condannare perché ha passato una gamma così differente di esperienze personali. È proprio lui che ha toccato anche il fondo, cadendo da un aspetto a un altro della propria vita, ha dato una dimensione alla facoltà di sbagliare che a me è sempre piaciuta molto, perché è il primo a parlare di se stesso, della propria interiorità, soprattutto delle conquiste, dei miglioramenti che quotidianamente lui chiede agli altri di fare, ma partendo dai propri certo. errori, da anche delle direttive su degli esercizi che ciascuno di noi può fare per migliorarsi. E su questo, e poi concludo, aveva individuato un aspetto che era anche degli esercizi filosofici delle scuole contemporanee, aveva individuato una chiave che era quella della meditazione, ma non in senso ascetico dove dobbiamo immaginarci, non so, in una situazione irreale. La meditazione era quello che intendeva Seneca, che era il fare almeno in un momento al giorno, come potremmo fare tutti noi. C'era un articolo bellissimo, lo sto citando nelle ultime presentazioni perché mi ha colpito molto, un articolo di Magris una decina di giorni fa, che esortava alla stessa cosa, no? Cioè di trovare un momento della giornata in cui meditare sulle proprie azioni, come dire che per imparare dalla vita bisogna cominciare a riflettere dalla propria e poi allargarla agli altri. Ma scavando nelle parole, meditare ha questa radice med, che è la stessa del verbo medicare. E io credo che la assonanza di significati e soprattutto di valore terapeutico fra un vocabolo e l'altro parlino da sole, insomma. Che poi stavo rileggendo come viene intesa la meditazione, ovvero che è anche in realtà, noi magari siamo abituati appunto a pensare che la meditazione sia un totale annullamento del pensiero e un abbandono totale di ciò che può essere qualsiasi spunto immaginativo, mentre invece qua tu parli di meditazione molto connessa all'immaginazione invece. Sì. È proprio un'attività, appunto, è un'attività della nostra giornata, è un ritagliarsi un momento e fare, potremmo anche chiamarla, un tema che noi usiamo molto al nord, è dire fare mente locale, ecco, questa cosa qua, è fare mente locale sulla propria giornata, sulle proprie azioni e, come dice Seneca, non per avere la certezza di non sbagliare, ma per fare il conto come un bravo contabile su quello che si è sbagliato, su quello che si può migliorare, su quello. Lui dice così si può tenere il conto e capire da dove cominciare quel piccolo miglioramento che porta poi al vindicat et tibi di cui si parlava in origine, no? Consolatorio, dicevo. Certo. Questo non è un salotto, ma è una piazza, quindi tra un po' arriverò a voi. Tocca a voi. Che non vedo, ma percepisco, ho visto, vi sento e ho visto prima dell'inizio tutta una serie di persone che secondo me avrebbero qualche cosa da dire e delle domande da fare, ma prima
chiederei a questo punto, sto cercando di fare tutto molto, molto eco, vi sentite trattate benissimo, benissimo. Perfetto. Perfetto. Ilaria, Salomonica, che ci leggi? Io vi leggo, anzi scusate, io prima forse ho parlato un po' troppo, ma perché in questi giorni sto blaterando tantissimo, quindi fermatemi se mai. Allora, io leggo una mettiamo anche la clessidra, esatto, se vuoi. No, infatti vi chiedo scusa. Allora, leggerò una pagina sulla morte di Epicuro, poverino. Eccolo qua. Va bene? Certo. Ok. Si dice che Epicuro abbia atteso la morte a 71 anni in una tinozza di bronzo piena di acqua calda, bevendo vino e chiacchierando con gli amici. E se anche fosse solo una leggenda, il fatto che abbia saputo ispirare un tale racconto è di per sé commovente. Il giorno in cui morì, il vecchio filosofo scrisse anche una lettera. In questo giorno beato, che è insieme l'ultimo della mia vita, vi scrivo queste righe. I dolori derivanti dalla stranguria e dalla dissenteria non mi hanno lasciato mai, né hanno mai sminuito la loro intensa violenza. Ma a tutti questi mali resiste la mia anima, lieta nella memoria dei nostri colloqui del passato. Occupati dei figli di Metrodoro, in modo degno della generosa disposizione spirituale che sin da giovinetto mostrasti verso me e la filosofia. Stava morendo quel giorno, non tornava a casa da una vacanza, moriva, e scrisse davvero una lettera per dire davvero al suo amico Idomeneo di occuparsi dei figli di un altro amico che era morto e a sua volta li aveva affidati a lui. E in tutto questo riuscì persino a godersi il momento del congedo dalla sua vita sulla terra, bevendo vino e chiacchierando, o quantomeno riuscì a lasciare dietro di sé una leggenda come questa che, vera o inventata che sia, ha una forza tanto radicale da rimbalzare dalla semplice aneddotica fino al piano dell'exemplum. Morendo di calcoli renali nel terzo secolo avanti Cristo, con la dissenteria e questa stranguria che non so cosa sia e nemmeno credo di volerlo scoprire, Epicuro è riuscito a scrivere parole così piene di tenerezza per la vita, così dolci anche verso il dolore, così generose. Ecco quello che mi manca, ecco cosa imparo fin dai primi giorni da Epicurea. Non sono stata finora abbastanza generosa, per questo mi sfugge il piacere, per questo non so calarmi nel momento, godermi il presente. Per questo sono tale quale i detrattori di Epicuro, mentre mi trastullo con immagini bovaristiche esagerate delle possibili delizie di una vita epicurea. Non c'è generosità nell'immaginare la dissolutezza più dissennata. Non c'è traccia della generosità che salta fuori da questa lettera, la generosità che permette di abbracciare vita e morte. Il piacere non è una via di fuga dalla vita, anche se la vita qualche volta si fa truce tremenda. Il piacere è il segno che il dolore si allontana, in un equilibrio delicato e inflessibile, come quello dei vasi comunicanti. Ma ci sono piaceri che possono diventare tormentosi, desideri turbolenti, che hanno la spiacevole facoltà di prendere il sopravvento su ogni altro afflato di vita, seminando distruzione nella testa e nel cuore di chi ne diventa dipendente. Questo Epicuro lo sa bene e lo spiega con molta chiarezza a Meneceo nella sua lettera sulla felicità. Trovo bizzarro, allora, e crudele che il suo nome sia stato legato proprio a quei piaceri che lui condanna, agli eccessi stordenti da cui si tenne lontano. Una ferma conoscenza dei desideri fa ricondurre ogni scelta o rifiuto al benessere del corpo e alla perfetta serenità dell'animo, perché questo è il compito della vita felice. A questo noi indirizziamo ogni nostra azione, al fine di allontanarci dalla sofferenza e dall'ansia. Lui dice piacere, desideri, ma penso che potrebbe parlare pure di serenità e di equilibrio. Decido anzi di interpretare così le sue parole e continuo a leggere. I sapori semplici danno lo stesso piacere dei più raffinati. L'acqua e un pezzo di pane fanno il piacere più pieno a chi ne manca. Saper vivere di poco non solo porta salute e ci fa privi d'apprensione verso i bisogni della vita, ma anche, quando a intervalli ci capita di menare un'esistenza ricca, ci fa apprezzare meglio questa condizione e ci rende indifferenti verso gli scherzi della sorte. È una vita un po' da vecchietti saggi, non una scorribanda negli eccessi, quella che descrive Epicuro, una ricerca di sollievo, non di stordimento. Il fatto è che non siamo abituati a coltivare la moderazione. Me ne accorgo con una certa sorpresa quando inaspettatamente la mia vita epicurea si trasforma in una lunga rincorsa della frugalità. Un compito che mi do fin da subito, seguendo le istruzioni del maestro, è quello di catalogare i miei desideri, distinguendoli in diverse categorie, tre per la precisione. Ci sono quelli naturali e necessari, come mangiare, bere, dormire quanto basta, quelli naturali ma non necessari, che sconfinano nel superfluo ma sono tanto dolci: mangiare bene, bere bene, dormire bene. Cerco di attenermi alla prima specie, con una moderata apertura alla seconda, ma badando bene a evitare il terzo tipo di piaceri, che non sono né naturali né necessari, i piaceri indotti dall'opinione.
Non dovrei lasciarmi convincere a essere bacchettona con questi poveri desideri. Non dovrei demonizzarli, ma l'onere di catalogarli di continuo mi costringe a riflettere tre volte prima di concedermi qualsiasi cosa. La vera sorpresa della settimana epicurea è che proprio quando mi aspettavo di trasformarmi in un'allegra debosciata e impenitente, finisco per comportarmi come una vecchina mansueta e frugale. Vabbè, poi va avanti così. Poi va avanti e questa settimana epicurea finisce con te davanti a un armadio completamente vuoto. Finisce con l'armadio vuoto, perché a furia di liberarsi dal perché diciamo è anche anche liberarsi dal superfluo è una droga a un certo punto, e quindi a un certo punto la troppa riflessione rende la protagonista di questo libro, che poi sarei io, una Maria Kondo. Poi diventa un po' Marie Kondo, diventa 96 lezioni di felicità, butta via tutto il superfluo, si ritrova senza più niente, però per fortuna riscopre i suoi amici e poi da lì si riprende un attimo la sua vita nella settimana cinica con un po' di allegra ribellione. Però diciamo che ci vuole moderazione anche essere epicurei, ecco, questo è stato un po' il succo della lezione, dell'esperienza. Perché comunque è vero che a volte ci sentiamo portati, cioè nel momento in cui iniziamo a essere critici con noi stessi è facile scivolare nella tentazione di essere troppo critici, di essere troppo severi e quindi di come dire, togliersi il peso delle responsabilità accusandosi di ogni cosa, che è un po' quello che fa la mia protagonista, cioè potrei dire anche io, nella sua settimana epicurea. Però in tutto questo non so se vi è piaciuta la morte di Epicuro, è vero che c'erano dei dettagli un po' trucidi, però secondo me abbiamo capito che comunque vuoi un po' rivalutare la sua... Sì, vorrei riabilitare la perché poverino appunto ha passato tutta la vita in realtà a vivere in maniera equilibratissima, moderata, e ha una fama che appunto potrebbe anche essere, da un lato è anche attraente, un po' da rockstar, questa fama di Epicuro così eccessivo, esagerato, però non è proprio quella che si è cercato di costruire lui, e quindi cerco, ma e questo è già una cosa, una causa persa che ho già sposato con Spinoza a suo tempo, quindi è una mia antica mania. Agora, qualcuno vuole porre una domanda a qualcuna delle due o ad ambedue? Io veramente... Noi non vediamo, giusto? Noi non vediamo. Noi non vediamo nulla. Però se qualcuno vuole domandare qualche cosa, a me fa molto piacere, perché non voglio monopolizzare questa serata. Ecco una mano alzata. Una cosa a Ilaria. Eccomi. Mi abbasso così ti vedo. Allora, la domanda per chi non l'ha sentita, intanto la riassumo: la felicità è stata tramandata come un momento fugace che noi dobbiamo attendere sostanzialmente stando un po' nella medietà, e ci... e non come qualcosa che si può mantenere. Guarda, no, questa è un'ottima domanda, perché è una cosa che mi sono chiesta a lungo anch'io. Tra l'altro mi viene in mente questo aneddoto che mi fa molto ridere. Praticamente un po' di tempo fa mi invitarono su Rai 1 a una trasmissione mattutina, ma all'alba praticamente, per parlare di felicità. E mentre ero lì, che mi stava truccando la truccatrice, ma erano tipo le 6:30 di mattina, mi fa: ma di cosa sei venuta a parlare? Io dico: ah, di felicità. E lei mi fa: scusate, il mio romanesco è proprio penoso, mi fa: no, la felicità non esiste. E continua a truccarmi così, e io a quel punto un po' agghiacciata dico: vedi, però in realtà lei mi sta dicendo una cosa che tantissime persone pensano e che appunto ha una lunghissima tradizione. Ora, io sono solita dare tutte le colpe al povero Cartesio, però in realtà
in realtà risale a molto prima. Penso che sia una questione legata anche alla storia religiosa dell'Occidente, questa idea appunto della felicità, della beatitudine, che diventano qualcosa di, come dire, lontano dalla vita di tutti i giorni. Cioè, io più che altro, più che pensare che ci sia stato un momento in cui è cambiata questa idea della felicità, e appunto lo individuerei in realtà nell'idea che noi siamo un corpo da un lato e un'anima dall'altro, cioè che non siamo una cosa sola con il nostro corpo, che invece è un'idea che i greci in qualche modo avevano, no? Ed era un'idea molto spontanea nella cultura greca. E quindi, diciamo, io più che altro la cosa che trovo, su cui mi sono sempre concentrata, è vedere come in realtà loro avevano un'idea proprio radicalmente diversa della felicità, quindi anche molto meno, come dire, molto meno della felicità come un eccesso di qualcosa, ma appunto un'idea molto più equilibrata della felicità, molto più cioè, non era uno sbalzo. E in realtà penso che questa cosa sia legata appunto al fatto che la eudaimonia dei greci è una cosa che proprio anche etimologicamente, ora adesso forse Cristina mi correggerà, però adesso arriveremo io anche. Cioè appunto le cose che i testi che ho studiato la riconducono a questa idea dell'avere un buon daimon, e il daimon è questa cosa che non si capisce cosa sia esattamente, però in un momento molto tragico della storia della filosofia occidentale, cioè il processo di Socrate tira fuori il suo daimon, nel senso che ne parla come di quella voce che lo avverte nei momenti in cui lui non si sta comportando come sarebbe coerente per lui. Quindi quindi si è avanzata appunto in ambienti filosofici l'idea che si potesse interpretare questa eudaimonia come quel modo di vivere che è, come dire, che rende benevolo il daimon, quindi che non fa arrabbiare questa sorta di grillo parlante che ci avverte quando stiamo sbagliando. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la felicità in questo senso è una forma di fedeltà a se stessi, e lo è in una cultura che dà un'importanza cruciale alla conoscenza di se stessi, al motto delfico del conosci te stesso. Cioè la filosofia greca nasce su questo motto e lo porta avanti in tutti i modi, ed è un motto che ha a che fare appunto con una conoscenza di sé come esseri interi, non come appunto esseri per cui da un lato ci sono dei momenti di godimento, di piacere e quindi di felicità che sono del corpo e che sono però dei tradimenti dell'anima. No, per i greci questa cosa non esiste, e non esiste neanche l'idea del saggio stile San Girolamo, chiuso nel suo studio, che studia in solitudine e che non vive per essere sapiente. Per loro il filosofare era un'attività viva, il simposio, uno dei momenti, diciamo, una festa della filosofia antica, avviene durante una festa in cui sono tutti ubriachi marci e si seducono a vicenda e scherzano, ed è un momento profondissimo di indagine filosofica. Ovviamente è una finzione, ovviamente è un dialogo, però questa cosa ci vuol dire qualcosa. E io credo quindi che la cosa che manca oggi è questo contatto di fiducia con il proprio corpo, il proprio essere uno con il proprio corpo, e l'essere calati nel tempo, il non proiettare appunto la felicità in un senso puntuativo, ma viverla come un processo in cui si può diventare felici, e che ha a che fare appunto con la conoscenza di sé come esseri interi. Non so se ti ho risposto. E la felicità, appunto, una delle prime parole chiavi che sono uscite qua, stiamo dicendo che è presente anche non direttamente nel titolo, ma anche nel libro di Cristina Dell'Acqua, che racconta nel capitolo Allenare le parole su Cicerone e il De Oratore, appunto da insegnante, da professoressa, racconta un gioco che fa con i suoi alunni, ovvero ogni volta, a ogni fine anno, chiede ai propri alunni di scegliere una parola, e la parola dell'anno. E a gran sorpresa Cristina racconta che gli alunni scelsero un anno la parola tello, e tello, che appunto secondo il racconto di Erodoto, quando venne chiesto a Creso, il re della Lidia, chi fosse la persona più felice che conosceva, lui disse tello.
Tello Lateniese. E da qua poi... Sì, questo era, sì, è un gioco che mi piace fare con i ragazzi, proprio perché come la domanda che sentivo adesso porgere, è proprio una domanda di senso che appunto ci facciamo noi adulti, a maggior ragione mi sento spesso fare dai ragazzi a scuola, no? E spesso dopo un percorso, come diceva prima lei, un percorso che insegna questa caratteristica della mentalità greca, cioè proprio dell'essenza greca di trovare un'unicità, una corrispondenza fra il benessere fisico e il benessere interiore. I greci avevano questa parola meravigliosa che era la calocagazia, che detta così sembra anche una brutta parola, che voleva infatti dire proprio calos, diciamola piano, che comunque siamo suona luogo, male, siamo in un luogo pubblico. Questo calos kai agazos, cioè che faceva come dire, pensare che avere cura di una bellezza esteriore, dove per bellezza si intende proprio un insieme di salute, di benessere fisico, avesse una corrispondenza perfetta con il benessere della propria anima. Era quasi una garanzia, una patente, che chi sapesse curare una cosa sapesse curare anche l'altra. E quindi su questo tema su cui ci si interroga, effettivamente le declinazioni della felicità sono tante. È avere un equilibrio con noi stessi, è non penalizzare una parte di noi, che possano essere le nostre pulsioni, i nostri sentimenti o il nostro fisico, è avere questo concetto di eudaimonia, cioè di quello che veniva molto ben detto prima, oppure di eutuchia, che è semplicemente quello che noi chiameremo la buona sorte, il benessere, oppure c'è questa risposta che appunto è talmente bella che mi piace raccontarvi, che i ragazzi l'hanno scelta come parola dell'anno, che Erodoto dà nelle Storie, dove racconta che Solone, l'uomo saggio per definizione, un giorno va a trovare Creso, l'uomo più ricco mai esistito sino a quel momento, e gli chiede chi fosse Creso, chiede a Solone, dice: tu che sei l'uomo più intelligente di tutti, chissà quante persone hai conosciuto, chi è secondo te l'uomo più felice del mondo? E per felicità lui usa un altro termine ancora, che è olbios. Olbios indica proprio, come dire, è una parola che, bios vuol dire vita, come sappiamo, indica proprio l'intero arco della vita. E Solone, con molta naturalezza, facendo quasi svenire Creso, gli dice: ma io sì, certo che l'ho conosciuto, si chiama Tello Lateniese. Chiaramente Creso, incuriosito, gli chiede, uno, chi fosse questo Tello Lateniese, e due, perché, essendo lui, immaginando di essere il migliore del reame. Per scoprire che Tello Lateniese, gli racconta Solone, era un anziano signore che aveva conosciuto vivere in Attica e che aveva visto una vita fatta di lavoro, aveva visto, noi diremmo oggi, fatta di lavoro, di figli che crescono, invecchiano e hanno la fortuna di morire lui prima di loro, perché lui racconterà di questi due figli che hanno lavorato, sono andati in guerra, sono tornati vittoriosi. Lui è morto sereno nella sua vita, diciamo, e contento proprio nel senso pieno di quello che la vita gli aveva offerto. Ora, è un altro aspetto ancora della felicità. O no, Ilaria? È una forma, certo, di felicità più pacata, più serena, più data da un certo genere di, come dire, di aspetti legati alla nostra vita, che danno forse meno il batticuore, ma che ci danno una visione di quello che siamo, di quello che possiamo seminare, di quello che possiamo raccogliere, no? Questo proprio a dimostrazione che è un po' il nostro interrogarci. Io personalmente è un tipo di felicità che mi augurerei, mi piacerebbe vivere, no? Mi piacerebbe poter vivere all'interno della declinazione delle felicità possibili. Ma appunto è vero che ognuno di noi deve fare spazio e deve capire cos'è che ci dà equilibrio, probabilmente, che è la domanda delle domande, ma individuare quali sono le cose anche semplici che ci danno equilibrio. Infatti, tu scrivi: Tello è il paradigma della felicità, che come il latino felix racchiude la radice fe di fecondo e di fio, il modo di essere di ognuno di noi, unico e irripetibile. Si nasce con una propria natura e ascoltarla e rispettarla significa metterla al riparo dall'altalena della sorte. Un albero è felix quando la sua natura gli fa dare frutti. Noi siamo felici quando siamo fecondi di vita, di progetti e di relazioni in sintonia con noi stessi.
cappello è un nome da indossare come la maglietta stampata con cui i miei studenti si presentarono il loro ultimo giorno di liceo. E ogni volta in cui qualcuno chiederà loro chi è Tello, i miei ragazzi potranno cominciare a raccontare c'era una volta. C'era una volta. No, perché è vero, cioè il tema è la difficoltà, cioè se io parlo di me, ma non so voi cosa ne pensate, la difficoltà è capire, liberi da ogni condizionamento, qual è quella cosa che dà equilibrio a noi, perché felicità è una parola di cui abbiamo paura, ma alla fine se la traduciamo anche in questo termine la si può ottenere. Cos'è che la nostra natura ci dice, che dice la mia, che non è la tua, che non è la tua, cioè quali sono le cose che intercettano il dare un senso a quello che facciamo, la voglia di alzarci al mattino, la voglia di fare, di far star bene anche molto a partire da noi stessi, le persone che abbiamo la fortuna di avere intorno. Certo. E di felicità si è parlato. Cristina, vuoi fare una domanda a Ilaria? Certo. Allora, ce l'ho. No, io vorrei che tu, visto che siamo alla vigilia delle vacanze, ci disegnassi la giornata, tipo tu ti sei immersa, noi non possiamo fare il lavoro così meticoloso e approfondito che hai fatto tu, ma puoi farci un bigino, cioè la giornata che ci consigli di passare per essere il più sereni possibile, il più felici possibile durante le vacanze. Le vacanze sono un ottimo momento, no, per esercitarci. Certo, sì, perché abbiamo più tempo per noi. Per cominciare, come dice Pitagora, mi raccomando, alzandovi dal letto, spianate bene tutto, sprimacciate il cuscino. Questa è veramente una delle regole pitagoriche, di rifare bene il letto, perché è una cosa ovviamente legata all'idea della mente in psicosi e quindi del non lasciare tracce troppo evidenti di sé. Però, chi ha figli qui, non so se... No, a parte questo scherzo, no, diciamo, secondo me appunto... Una regola sempreverde per la felicità, in vacanza o no, da cui partire, perché è anche un buon modo per conoscere se stessi, e viene da un libro che ha una storia straordinaria, che era il libro preferito dell'imperatore Marco Aurelio, che è un libro che ha amato moltissimo Leopardi, che infatti l'ha tradotto, un libro importantissimo per Pascal e appunto nel mio piccolissimo anche per me, cioè il manuale di Epitteto, che è questo, è il compendio dello stoicismo sostanzialmente, scritto da un ex schiavo liberato che ha avuto una vita zoppo, che ha avuto una vita avventurosissima, perché essere schiavo e zoppo non era proprio una cosa che nessuno si sarebbe augurato, eppure lui è riuscito a scrivere appunto questo manuale in cui ha, come dire, sistematizzato gli insegnamenti dello stoicismo, ed è bello perché è proprio pensato per essere un manuale, cioè il suo nome Enchiridion vuol dire una cosa che ti sta in mano, quindi che te lo puoi portare dietro come vademecum, diciamo, in spiaggia anche, esatto, il libro dell'estate è l'Enchiridion. E la regola d'oro, diciamo, di questo libro è una cosa apparentemente quasi banale, quasi tautologica, ma che in realtà ci può dire molto anche di noi stessi, cioè imparare a distinguere quali sono le cose che dipendono da noi e accettarle così come sono, e quali invece dipendono da noi e lavorare su quelle. Noi molte volte siamo, credo, vittime di vari ricatti, dal ricatto del tempo, del fatto che noi pensiamo al nostro tempo come a una freccia che deve arrivare dritta a un obiettivo, ci diamo molto da fare per raggiungere i nostri obiettivi, rimandiamo a domani quello che intralcia il raggiungere un obiettivo e vediamo magari come fallimenti tutte le cose che ci portano fuori dalla strada del bersaglio. Vabbè, questo, se qualcuno leggerà il libro o qualcuno l'ha letto, è tutta la riflessione veramente che mi sono distrutta il cervello per fare, ma che mi ha insegnato moltissimo, che ho fatto nella settimana eleatica. Però è vero che comunque appunto il rapporto con il tempo è una cosa su cui siamo molto ricattabili, e siamo molto ricattabili anche dal pensiero di essere passivi rispetto alle cose della nostra vita. E invece secondo me questo manuale ci dà un buon criterio per imparare a sapere fin dove possiamo ritenerci attivi, fin dove siamo padroni di noi stessi, ed è anche una buona, cioè regola anche molto bene i rapporti con gli altri. Anche nei rapporti con gli altri c'è qualcosa su cui noi possiamo lavorare, qualcosa che noi possiamo migliorare. In vacanza magari può essere un buon momento per iniziare a farlo, e c'è un punto oltre il quale invece non possiamo arrivare, e quindi ci sono cose che ci tocca accettare e che probabilmente, come dire, è meglio accettare
per quanto possa essere faticoso, che non riuscire ad accogliere nella propria vita e quindi continuare ad opporsi a queste cose oppure nasconderle sotto il tappeto facendole quindi ingigantire. Quindi diciamo in vacanza tutti con il manuale di Epitteto. Pronti? Pronti. Beh, se nella tua vacanza tu dovessi passare una giornata pitagorica, dovresti seguire questi 15 precetti. Ve lo dico, segnateveli se volete fare questo test, ve li potete segnare. Tra l'altro questa serata è ripresa da Liberi TV, quindi poi potete nel caso, oltre che comprare il libro, ripassare tutto ciò che è stato detto stasera, appunto, andando sul sito. Comunque, se vogliamo passare in vacanza, tanto abbiamo adesso ad agosto una bella giornata libera di agosto, una giornata pitagorica, un ferragosto pitagorico, come sarebbe composto? 1. Astieniti dalle fave. Non raccogliere ciò che è caduto. Questo è complesso. Non toccare un gallo bianco, ne abbiamo parlato prima. Non spezzare il pane. Media. Ce la possiamo. Non scavalcare le travi. Non scavalcare. Anche su questo potremmo cavare. Non attizzare il fuoco con il ferro, questo niente barbecue. Niente barbecue a Ferragosto. E non sederti sul moggio. Questa è facile perché nessuno ha un moggio, credo. Nessuno ha un moggio, quindi non mangiare il cuore. Questo vuol dire non lasciarti rodere. È come non piangere sul latte versato, diciamo. Questa è difficile, questa apparentemente è facile, ma non camminare sulle strade maestre. Questa vi porterà a scarpinare molto di più. A Roma diventa Roma anche drammatica, però uno può anche sempre andare, si possiamo anche trovare in montagna, insomma, montagna, o al mare. Non permettere alle rondini di dividersi il tuo tetto. Quando togli dal fuoco la pignatta, non lasciare la sua traccia nelle ceneri, ma rimescolale. Questo è sempre per il barbecue. Non guardare in uno specchio accanto a un lume. E quando ti sfili dalle coperte, arrotolale e spiana l'impronta del corpo. Sì. Quindi siamo pronti per passare un ferragosto. Niente gallo bianco. Niente gallo bianco, rifare il letto. Mi raccomando, ho incontrato uno che se l'era imparati a memoria, me li ha recitati tutti a una presentazione. Noi vogliamo il tatuaggio. Vogliamo il tatuaggio. Questo è il prossimo passo. Senti Laria, vuoi fare tu una domanda invece a Cristina? Sì, allora siccome nel libro di Cristina mi è piaciuta la cura per le parole, vorrei sapere una parola che ci lasci per quest'estate. Allora, motto, così ci facciamo il tatuaggio. Motto, il tatuaggio, quello classico sarebbe un bel vindicate tibi da qualche parte, che ci fa sempre bene in qualunque momento, a qualunque età, come dice Epicuro, non è mai troppo tardi, mai no? Troppo tardi. Mai troppo tardi. Una parola che mi piacerebbe così regalare, anche molto estiva, è la parola cosmetica. Perché è una parola che contiene un'etimologia che a me piace molto, che è quella del verbo cosmeo, che vuol dire mettere in ordine. Insomma, penso che anche senza proprio esserci accordate prima, ma il ragionamento di fondo che ha animato questa serata è l'idea che è nelle nostre mani cercare, come posso dire, di migliorare il più possibile la nostra personalità, quello che ci dà un orizzonte di benessere, di felicità, di rapporto equilibrato con gli altri. Il verbo cosmeo, da cui deriva poi la cosmetica, nel senso che quest'estate metteremo tutti in pratica, anche sempre, ma insomma, indica l'ordine nei confronti del nostro corpo, indica anche l'ordine, i greci lo dicevano anche nei confronti delle leggi, no? Socrate diceva che usava questo verbo per parlare di obbedienza alle leggi, e quindi indica il passaggio anche dal caos al cosmo, indica questo passaggio, indica, mi piace quest'idea di questa cosmetica della personalità, perché ci dà una strada, no? Un piccolo metodo da seguire. E se posso dare anch'io un libro così insieme ad Epitteto, a Ferragosto, ne avevo un'estate proprio leggera, ma si può fare, sempre dell'idea che secondo me parliamo di storie. Un libro che cosmeticamente, secondo me, è molto efficace, se rimaniamo nell'antichità, è la tragedia Antigone. Se nessuno l'avesse mai letta o se avete voglia di rileggerla, è una storia che attraverso la figura di un re, di un Antigone fedele alle sue leggi d'amore e di un figlio che esorta da una parte una donna che ama, dall'altra un padre rigido, ci insegnano tre elementi fondamentali, secondo me. Il primo,
l'idea di vedere per che cosa noi siamo al mondo. Antigone lo urla, lo dice a tutti quanti, quindi qual è la nostra idea, perché noi vogliamo vivere, quali sono le nostre leggi. Le sue sono quelle dell'amore, non quelle dell'odio, magari ci possiamo pensare. La seconda idea ricorrente, che è proprio compresa nella terza, sono i rischi che spesso tutti noi, io per prima, corro e noi corriamo, i rischi che davanti ai quali ci porta l'essere convinti di posizioni davanti alle quali noi non vogliamo spostare il nostro punto di vista. E connesso a questo, nell'Antigone c'è una parte bellissima di un figlio che fa un inno della flessibilità, che insegna ad un padre, quindi da giovane a una persona adulta, e quindi può insegnarlo tranquillamente a noi, che essere flessibili non è essere deboli, ma è avere la capacità di cambiare, di trovare quella di adeguarsi a quelli che sono i flussi della vita e renderci appunto felici e possibilmente equilibrati. Grazie. Ribellione. Ma ovviamente i libri che dovremo leggere quest'estate, la maniera in cui dovremo passare questo agosto, è con Cristina Dell'Acqua e Ilaria Gaspari, che ringrazio per essere state qui con noi stasera. E prendete, rompiamo le righe, scendiamo in piazza, facciamo un grande applauso a Cristina Dell'Acqua, una spa per l'anima, come prendersi cura della vita con i classici greci e latini, e Ilaria Gaspari, lezioni di felicità, esercizi filosofici per il buon uso della vita. I libri sono disponibili qua. Grazie a voi, ciao, buona serata.